una recente intervista, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati andare ad una rivelazione inedita. Asma Affers e Cristiano Lo Zupone sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo una breve relazione con l'ex cavaliere del trono over Marcello Messina, l'ex dama ha fatto ritorno nel programma condotto da Maria De Filippi e ha conosciuto il vero amore, Cristiano. Così, dopo essersi conosciuti e frequentati per qualche tempo, hanno deciso di lasciare insieme lo studio di Canale 5, con l'intenzione e il desiderio di viversi lontano dai riflettori e dal contesto televisivo. Nonostante la distanza, lei vive a Ravenna e lui a Roma, i due ex protagonisti del dating show sono riusciti e continuano a vedersi il più possibile, arrivando a restare separati solo per qualche giorno. Ma proprio in virtù della voglia di stare sempre insieme e della distanza geografica, Asma e Cristiano sarebbero già pronti al grande passo, andare a vivere insieme. Uomini e Donne, Asma e Cristiano andranno a convivere. A rivelarlo sono stati loro stessi nel corso di un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Hanno raccontato di essere in giro per tutta Italia tra lavoro e vacanza ormai da mesi e lo faranno fino a fine luglio. Ma nonostante cerchino di trascorrere più tempo possibile insieme, il loro sogno entro l'anno prossimo è quello di andare a vivere in una loro casa, insieme al figlio di Asma, in una nuova casa, insieme. Speriamo entrambi che Cristiano venga trasferito in Emilia-Romagna così che dopo il lavoro possa tornare ogni giorno da me e mio figlio. Hanno poi aggiunto: siamo talmente pieni di cose da fare che per organizzarci al meglio abbiamo fatto un calendario condiviso. Tra viaggi di piacere e di lavoro siamo ogni settimana in giro per l'Italia. E sarà così almeno fino a fine luglio. Stiamo cercando di passare insieme più tempo possibile. Da quando stiamo insieme siamo stati lontani solo pochissimi giorni. In pratica, sto vivendo a Ravenna da Asma. E da Ravenna faccio per lavoro il pendolare su Roma nella speranza che mi trasferiscano il prima possibile in Emilia-Romagna. Il tatuaggio insieme, insomma, Asma e Cristiano sembrerebbero fare proprio sul serio. Infatti, appena usciti dal programma di Canale 5, hanno condiviso con i fan il loro primo tatuaggio di coppia. Si tratta di una data per loro molto importante, il 23 aprile, che simboleggia il giorno del loro primo bacio e il giorno in cui hanno capito di provare qualcosa l'uno per l'altra.